Ciao amici di Fungo Magia, un saluto da Macinator. Oggi, miei cari amici e amiche, farò una cosa un po' diversa dai miei soliti video. Spero sia gradita da molti di voi. Oggi vorrei confrontarmi con voi su come alcune tra le più comuni domande siano spesso derivanti da credenze e narrazioni popolari, sovente anche di errato fondamento, naturalmente. Innanzitutto vorrei sfatare il mito che tutti i funghi siano velenosi o si possono racchiudere solamente in due categorie, commestibili o tossici. Per cui tranquilli, se per errore nel vostro cesto di raccolta vi capitasse di miscelare ottimi funghi con, ahimè, specie velenose, non dovete buttare via tutto. Ogni esperto micologo può confermarlo, me compreso, ok? Bisogna certo saperli distinguere ed è molto importante saperlo fare bene. Un'altra cosa basilare da sapere per i novelli fungaioli è quello di non basarsi sulla commestibilità dei funghi solamente se essi vediamo che sono stati mangiati dagli animali, perché questi ultimi hanno un metabolismo differente dal nostro, potendosi cibare tranquillamente di funghi velenosi e anche mortali, che noi risulterebbero invece drastici, mortali, per cui direi che anche qui una buona conoscenza del mondo fungino prima di addentrarsi nel bosco non sarebbe una brutta idea, ok? Ma i dubbi arrivano quando? Quando una volta arrivati a casa ci troviamo davanti a un tagliere, a una padella e spesso ci si accorge di non sapere poi così molto e i dubbi amletici ci assalgono a tradimento. Beh, se non sono completamente certo del fungo che ho ingerito, berò un po' di latte e via. No, assolutamente, perché il latte di per sé, sì, è un prodotto nobile, ma non è un antidoto per il fungo velenoso e né per quello tossico, ricordiamocelo bene, ok? Quindi l'unico consiglio che mi sento di dare all'infinito è di, in caso di, se avete ingerito funghi tossici, è di recarvi di corsa al pronto soccorso, ok? E portatevi dietro sicuramente i residui dei funghi consumati, così che possano prontamente intervenire con una corretta identificazione del fungo e utilizzare l'antidoto giusto, evitandovi dolori inutili o ancora peggio letali, ok? Un'altra perplessità che ci può assalire e che è oggetto ormai di controversie sono sui funghi virescenti che cambiano di colore. Essi non sono tutti velenosi. Il cambiamento di tinta è pura e semplice chimica. Mi spiego. Quando andiamo a tagliare una bollettaccia, ok? Aprendosi la sua carne viene esposta all'azione dell'aria. Questo fa sì che alcune sostanze presenti nel fungo, né tossiche e né velenose, facciano ossidare e virare la carne della bollettacea in colori bellissimi, ma rimane pur sempre una bollettacea commestibile e succulenta. Mentre facciamo attenzione che invece molti funghi di altre specie, anche i più letali, hanno una carne immutabile, tipo la famosa manite falloide, ok? E no, non è vero nemmeno che se si mette il liquido di bollitura dei funghi, una moneta di rame o un cucchiaino d'argento, miracolosamente essi anneriscano rivelando la loro velenosità. E nemmeno che l'aglio diventi nero se cucinato con funghi potenzialmente velenosi. Se invece un fungo nascesse vicino ad un qualcosa di ferroso e arrugginito oppure a un vecchio scarpone marcescente, sia velenoso. Questa, come molti chiarimenti in questo video, sono credenze popolari, fiabe senza fondamento, senza alcun metodo scientifico. Semplicemente i funghi velenosi lo sono per la loro natura stessa e come sono composti, ma tuttavia credo sia doveroso ricordare ancora una volta a tutti che un'occhiata all'ambiente circostante, ok, sia doveroso. Quindi è importante sapere che i funghi possono assorbire ciò che c'è nel terreno, tipo particelle di metalli pesanti come cadmio, piombo, mercurio,
cioè tutti i derivanti dell'industria. Un esempio lampante spesso che io faccio è quello dei funghi nati vicino alle aree fortemente inquinate, oppure pesticidi, fertilizzanti utilizzati nei parchi, nei campi, nei giardini pubblici, vicino alle strade urbane, contaminati chiaramente da particelle presenti nel suolo, come polvere, sporco, insomma, lasciatemelo dire, quello lì io lo lascerei un po' stare, non li raccoglierei. E nel dubbio ho perfino sentito dire che i nostri amati funghi perdono la loro pericolosità se vengono essiccati o bolliti nell'aceto. È un molto comune che questo mito, forse derivante da vecchi contadini, che ne so, non so. Quello che so in certezza è che sia completamente errato. Le tossine non vengono eliminate con la bollitura e paradossalmente l'essiccazione fa concentrare le nostre tossine, togliendo da esse l'elemento acqua, rendendo quindi più pericoloso il nostro fungo. Un'altra confusione verbale che spesso incontro quando dialogo con i fungaiori sono sulle grandi e splendide tipologie di funghi che nascono sugli alberi. Sì, nascono anche sugli alberi, come ad esempio le famigliole, tipo l'Armillaria bellea. Sono funghi che crescono sugli alberi, ma attenzione, non tutti i funghi che crescono sugli alberi possono essere considerati mangerecci o commestibili, tipo la fistulina epatica, il Polyporus squamosus, il Pleurotus ostreatus, il gelone chiamato. Sono tutti ottimi, ma attenzione perché l'infoloma fascicolare, la falsa famigliola, è il suo esatto opposto, un fungo velenoso. Il mondo dei funghi, oltre ad essere affascinante, bisogna approfondire assolutamente se vogliamo cimentarsi nella raccolta. Sicuramente ci darà grandi soddisfazioni. Si sa, il bosco, come dico io, è magico. Ma credete che alcuni funghi siano generati da danze notturne di streghe e gnomi? Mi sembra più un testo degno di una canzone di Gabri Ponte, sinceramente, piuttosto che la verità. Anche qui ci viene in aiuto la nostra bellissima scienza. I responsabili dei cerchi delle streghe, ad esempio, nell'erba, si creano praticamente un anello, un grande anello, e questo altro grande anello non è altro che il micelio che si espande in modo radiale, creando così una rete di ife che si allargano in ogni direzione. Quindi ogni anno il cerchio diviene sempre più grande, più ampio, verso l'esterno, mentre all'interno del cerchio il micelio, ormai vecchio, muore, decomponendosi. Insomma, cari amici, il mondo fungino è un mondo magico. Sì, ma fatto di silenzio e di rispetto, ricordatevelo, per la natura e per gli animali soprattutto, che vivono il loro bosco. Noi dobbiamo metterci in testa che siamo gli intrusi. Quindi prendiamo tutto con molta serietà, già prima di cimentarsi in fungaioli provetti. Prendiamoci del tempo per studiare il mondo fungino. Torna a ricordare che di base bisogna saperli discernere i funghi e le loro categorie, le loro varietà, per poter addentrarsi nel bosco in sicurezza e goderne appieno della loro bellezza, sia nel bosco che nel piatto. Bene. Ringrazio tutti di avermi seguito in questo video, siamo giunti chiaramente alla fine, spero sia stato esaustivo, mi raccomando, se avete delle domande da fare a riguardo messaggiatemi qua sotto per avere delucidazioni. E per chi non l'avesse ancora fatto, e chiaramente a chi fa piacere, iscrivetevi al canale, così facendo avrete la possibilità di rimanere sempre aggiornati su nuovi video che usciranno nei prossimi giorni. Quindi vi saluto, un grande abbraccio dal mondo di Fungo Magia e ciao da Macinator.